Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Ciao, ciao a tutti, finalmente un nuovo vlog. È da un sacco che non registro un vlog, è da un sacco che non chiacchieriamo un po'. Sicuramente non sarà un vlog lungo, sarà un vlog piuttosto chiacchiericcio per parlare, anche perché veramente da un bel po' che non vi registro video vlog, da un bel po' che non vi faccio video, intesi come vlog, intesi come vlog, e quindi ho detto ok, è arrivato il momento è arrivato, spostiamo un po' questa tendina e vediamo se si vede un po' più la luce. Forse così va meglio, anche perché di là mio figlio sta guardando la TV, e quindi diciamo là il volume è alto. Ho detto ok, me ne vado nella tua cameretta, chiudo la porta e così c'è silenzio, perché sono nella cameretta di Jacopo. Trucco sfatto, proprio mi dovrei fare anche le sopracciglia perché fanno proprio pietà. E che vi volevo dire? Vi volevo dire che, insomma, tutto normale e regolare. Mi sono fissata. Voi mi seguite su Instagram? Se non mi seguite, molto male, seguitemi. Io vi lascio come al solito il link nell'info box. Anche su Instagram mi trovate come Il Mondo di Sara. O magari su Facebook, nel gruppo dei profumi. Mi sono fissata con un profumo che si chiama Alice. Sono entrata in fissa con un profumo appena uscito che si chiama Lost Alice, e proprio è stato, insomma, creato anche pensando ad Alice nel Paese delle Meraviglie. E chi mi conosce, se mi seguite da un po', sapete che la mia favola preferita è proprio Alice nel Paese delle Meraviglie. Quindi quando ho visto questo profumo, vi lascio qui la foto, sono impazzita e ho detto non lo voglio, non lo voglio, infatti me lo vorrei prendere, anche se vorrei prima sentirlo, sinceramente, però alla fine mi sa che lo prenderò a scatola chiusa, perché sentirlo è quasi impossibile. Poi sono entrata in super fissa per le borse della Pinco. Belle, raga, cioè io le amo, le adoro, le love. Sono andata anche stamattina. Poi stamattina, ecco, cosa ho fatto? Stamattina ho accompagnato Jacopo a scuola, dopodiché sono tornata un attimo a casa, ho fatto colazione e poi me ne sono andata a vedere queste borse della Pinco che io avevo visto sul sito, avevo visto sia sul sito della Pinco che su altri siti. Però poiché c'è un negozio vicino casa che le vende, ho detto ma io le voglio vedere da vicino, anche perché comunque non è che sono borse propriamente economiche, ho detto io le voglio vedere da vicino, voglio vedere quale che mi piace di più. Allora, raga, sono fantastiche. Vi lascio sicuramente qua una foto. Infatti, io ho fatto anche una specie di sondaggio, delle domande su Instagram, dove vi chiedevo ma qual è che vi piace di più, secondo voi qual è più bella? Perché sono tutte stupende, almeno a me piacciono tutte. La linea di Pinco è bellissima quest'anno, ho fatto delle buste meravigliose. Anche le cinte non mi dispiacciono, e mi piacciono pure le cinte, quelle di Moschino. Sono tutte una più bella dell'altra. Quelle con la scritta, non solo quelle con la scritta Moschino, quelle classiche, ma anche solo quelle con la M. Però comunque di queste borse della Pinco me ne sono proprio presa una fissa, quindi una la vorrei, solo che voglio decidere un po', anche perché mi servirebbe una borsa nera, però quelle colorate sono bellissime e quindi mo sto un attimo decidendo. Secondo voi, ditemi pure voi quale è più bella, quale vi piace di più, quale mi consigliate, ditemelo, scrivetemelo oggi nei commenti. E quindi così sono andata a sentire il nuovo profumo di Erbolario, finalmente quello al tè. Devo dire che è molto fresco. Devo dire che è molto fresco, si sente proprio il profumo della foglia del tè. E mi piace, è una chiave molto unisex. Io lo trovo veramente molto molto unisex. E molto molto carino, anche quello che vi ho detto, ma anche quello che vi dicevo, lo Stalice. Anche lì, che è ispirato, insomma, ad Alice nel Paese delle Meraviglie, è ispirato proprio alla chiave dove c'è il cappellaio matto e tutto quanto. Anche lì c'è il tè, quindi quello veramente mi intriga troppo quel profumo. E poi ho bisogno di scarpe, ho bisogno di vestiti, anche perché qui è stata zona rossa per una marea di tempo. Adesso dovremmo entrare in zona gialla settimana prossima.
E quindi necessito proprio di scarpe. Borse stamattina ho fatto proprio un giro nel mio paese, un giro per capire un po' quello che ci poteva essere, quello che mi poteva piacere. Vi ripeto, sono andata a vedere queste borse in un negozio che sta proprio vicino a casa mia. E sono fantastiche, di tutti i colori, rosa, rossa, pure quella verde, il mio cane che abbaia, pure quella verde è fantastica, fantastica, ci sono tutte belle. E quindi sto un po' nel mood, voglio acquistare vestiti, scarpe e quant'altro, anche perché sono mesi, mesi e mesi e che non compro niente, cioè veramente non so più che mettermi per vestirmi, pure mio marito ha detto mi serve un paio di scarpe. Tutto, ma vediamo settimana prossima, soprattutto se ci possiamo spostare un po' di più, vediamo un po', insomma, che dobbiamo fare. La situazione è questa e quindi ci comportiamo di conseguenza. Mio figlio oggi si è fissato che voleva delle caramelle alla cinese, che un suo amichetto aveva comprato queste caramelle al supermercato cinese. Ha comprato queste caramelle, alcune sono orribili, tremende. Una non lo so, mi fa mamma, sa di piedi. Dopo magari ve le faccio vedere. E quindi niente, adesso un po' vediamo insomma che compiti ci sono da fare, perché Jacopo ha un bel po' di compiti da fare. C'ho sta faccia bianca, cadaverica. E quindi così. E poi magari ci aggiorniamo dopo, anche perché vi ripeto, vi voglio fare questo vlog non lunghissimo, ma se riesco domani ve lo voglio pure pubblicare, perché se no non chiacchieriamo da un sacco di tempo. E mi mancava proprio chiacchierare con voi. Dopo facciamo i compiti. Qui sta facendo freddo, raga. Sta facendo freddo. Oggi c'è il sole, però la mattina fa freddo. La sera faceva proprio freddo, ieri pioveva. Cioè, altro che primavera, sembra autunno, autunno, autunno. Infatti, pure con i profumi, cioè, che io stagionalizzo tanto, tanto, tanto. Non riesco a mettere i profumi primaverili perché sento troppo freddo. Cioè, sono ancora con i profumi invernaloni. Ma non va bene, anche se stamattina ho messo il Lost Paradise di Simone Andreoli, che in questo periodo amo, adoro. Ve l'ho detto anche in un video, vi ho fatto anche il video, se non l'avete visto ve lo lascio su nelle schede, poi vi ho fatto anche la comparazione con tutti i Simone Andreoli, che sempre se non l'avete visto ve lo lascio su nelle schede. Cioè in questo periodo il Lost Paradise è legnoso, caldo, cioè bello, bello, mi piace un sacco e quindi lo sto super indossando. E quindi niente, le mie collanine, oggi ne indosso due. Indosso il cuore di Tiffany, questo qua, è sempre di Tiffany, però della collezione Peretti, questo aperto. E ho visto una chiave di Tiffany, raga, mamma mia, mamma quanto è bella, stupenda, veramente. E niente, io tutto vorrei comprare, il problema è sempre il medesimo. Soldi, soldi, soldi. E che... Bisognerebbe averne tanti, ma purtroppo non sono ricca, sono povera, povera, povera. E quindi insomma così, e niente raga, ci aggiorniamo a dopo. Ma buongiorno, buongiorno a tutti, oggi è uno splendido giovedì, non è vero? Fa freddo, piove, qua è autunno, benvenuto autunno praticamente. Fa freddo, piove, umido, cioè raga, veramente, cioè... Assurdo, io ho un freddo, sono due maglie, ci stiamo praticamente a fine aprile barra maggio, quindi dovrebbe essere una bella primavera, invece una bella giornata d'autunno. E voi che cosa mi dite? Com'è il tempo da voi? Com'è lì? E niente, io adesso sfaccendo un po' perché c'ho il caos praticamente dentro casa, anche perché poi devo andare a prendere Jacopo a scuola. E tutto quanto in velocità, anche perché stamattina per carburare ci sto mettendo il triplo del tempo per la serie. Non ho voglia proprio di fare, ma devo farmela venire questa voglia di fare. E quindi niente, raga, noi ci aggiorniamo ovviamente dopo. Allora, ragazzi, sono appena stata al supermercato sotto casa. In realtà ero andata solo per prendere i cereali, ma poi, come al solito, vai per prendere i cereali e prendi anche altro. Vabbè, ho preso veramente poche cose di volata perché era tardi e mi dovevo sbrigare. E ho speso 17,85 euro più o meno. Vi faccio vedere le cosine che ho preso. 17,85 euro. Ecco qua le poche cose che ho preso, vi faccio vedere. Allora, i gran cereali, questi qua, cioccolato, cioccolato fondente nocciola, gran cereali 1,39 euro,
Eccoli che Luca, che a dieta, prende perché gli piacciono e ha preso anche i gordi cereali, questi qua. Infatti lui come merenda se ne mangia uno di solito e questi sono senza olio di palma e con avena e gocce di cioccolato da 200 grammi per 5 biscotti, 5 confezioni singole, costano 1,49 euro questi qua. Poi ho preso questo zucchero di canna che è il zucchero grezzo nostrano. In realtà io non preferisco questo zucchero comprato normalmente al supermercato perché amo quello di Lidl, soprattutto quello che è uscito da qualche mese, ma mi serviva perché sono rimasta proprio senza, ce n'ho pochissimo, quindi non so se riesco ad andare da Lidl nei prossimi giorni e quindi ho preso questo che non ho mai preso prima di questa linea Italia Zuccheri e vedrò com'è, vediamo, spero che è valido. Ripeto, il mio preferito è assolutamente quello di Lidl della confezione da 1 chilo. Vedremo questo. Poi 1,49, non mi ricordavo se avevo detto il prezzo ed è da, vi dico da quant'è, 750 grammi. Di solito è da mezzo chilo e da 1 chilo, questo è da 750 grammi. Yogurt bianco, questo Müller bianco era in offerta a 1 euro e quindi l'abbiamo preso da mezzo chilo, credo sia 500 grammi, giusto? Non mi ricordo, dovrebbe essere da, sì, da 500 grammi, eccolo qua. Da 500 grammi questo Müller bianco da 1 euro l'abbiamo pagato in offerta. Poi 1,05 euro per il pan bauletto bianco. C'era in offerta quell'arancione, non so perché poi abbiamo preso questo qua rosso. Vabbè, non importa. 1,05 euro per il pan bauletto. Poi ho preso questi biscotti che sono una novità della Mulino Bianco e sono schiaccianoci con frutta secca e cioccolato fondente. Abbiamo visto prima le calorie e ci sono 50 calorie per biscotto. Li assaggiamo, vi diremo insomma come merenda, magari un biscotto, due biscotti per merenda e vi faccio sapere, sono con frutta secca e cioccolato fondente. Da quanti grammi sono? Ve lo dico, se lo trovo ve lo dico, vediamo, 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 vediamo un po'. Sono da 300 grammi. 300 grammi per schiaccianoci. Poi stasera mio figlio farò queste salsiccette pollo e tacchino e suino dell'Amadori che costano, sono da 430 grammi. Gli farò queste e delle patate lisse e costano 2,79 euro per 430 grammi. Poi formaggini Bel Paese, anche questi qua erano in offerta e a Jacopo piacciono e quindi questi qua li ho pagati 79 centesimi in offerta, 89 centesimi in offerta la crema Bel Paese. Poi 0,99 centesimi per il mix lattugoso della Bonduelle che a me piace tanto, io lo prendo spesso, prendo sia questo lattugoso che quello rucoloso e viene 0,99 centesimi per 80 grammi. Ho preso questo mini confezione di Citterio Salame Milano da 30 grammi perché veniva 59 centesimi. Ho detto vedo se domani Jacopo per merenda per la scuola vuole un panino col salame. Vedremo se gli va, ripeto, veniva in super offerta 59 centesimi. Ho detto ok, prendiamolo, vediamo se domani Jacopo mangia il panino col salame. Poi come ultima cosa, i cereali della Frosties, questi qua, che vengono 3,49 euro per i Kellogg's Frosties, che piacciono tanto a tutti praticamente, perché sono dolci e quindi ci piacciono un po' e li mangiamo con latte. Jacopo in realtà li mangia senza latte, così da soli. Dovete sapere che mio figlio mangia i cereali, quelli della Frosties, così senza niente, li prende e li mangia perché gli piacciono così. Anche perché mio figlio non beve più il latte, ormai un anno preciso che si rifiuta di bere il latte, non lo beve più, mangia altre cose per colazione e merenda e insomma
Va bene così, e anche a me piacciono i Frosties. Io non sono un amante del latte, io la mattina bevo tè, la sera pomeriggio tisane, eccetera, eccetera, ma la mattina tè. Però i Frosties, quando mi va di mangiare, a volte mi è capitato che magari non mi va di cenare e ceno magari con latte e cereali e mi piacciono proprio quelli. Quindi anche se ho visto altri cereali che voglio provare, perché a volte ripeto, non mi va di cenare e ceno con latte e cereali, oppure mio marito la mattina magari mangia il latte con i cereali, io mangio solo cereali. E nulla, questa era praticamente la poca spesucola di 17,85 euro che ho fatto. Adesso finiamo i compiti con Jacopo, metto a posto queste cosine perché se no rimangono così e poi noi ovviamente ci aggiorniamo. A dopo, dopo. Che cosa A stiamo uno, e mia giocando? A uno. mamma è E una chi vince? barona. Chi La vince? Po, barona. po, 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 Via, po, po. Chi barona. vince? Chi vince? Vince la mamma, Barona, barona. vince. Vinco io, vinco. Quattro. Vinco io, vinco. Sempre, sempre, sempre. Po, 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 po. Jacopino perde, Jacopino perde. Allora, raga, stasera per cena patata lessa e salsiccette di tacchino, di pollo e tacchino, quindi patate lesse condite con sale ed olio, le ho schiacciate semplicemente con una forchetta e poi le salsiccette le ho cotte in una padella antiaderente senza niente, né olio né sale, niente niente. Così, quindi super semplice per una cena non complicata e veloce. Ma buongiorno, buongiornissimo, come state? Come state? Spero che state bene. Io mi sono un po' così svegliata, un po' preparata perché tra un po' devo andare a prendere Jacopo a scuola. C'ho un po' un caos. Stamattina indosso lo sticky di Francesca Bianchi, ne ho vari sample e quindi stamattina ho deciso di indossarlo, nonostante ha una nota di patchouli bella intensa e sapete che io faccio a pugni con il patchouli, però devo dire che mi andava e quindi ho deciso così. Anzi, se non avete visto il video di tutti i miei profumi Francesca Bianchi, ve lo lascio su nelle schede. Oltre ai profumi, insomma, ai formati full size, ho i sample e quindi vado, acchiappo un sample visto che amo le sue fragranze e me lo indosso. E stamattina ho detto: ok, sticky, sticky sia. Allora, raga, qualche giorno fa, non so se mi seguite su Instagram, sicuramente avete visto che mi sono arrivati questi occhiali da Diamond. Infatti, stamattina ho detto è la mattina giusta per indossarli, visto la mia faccia affranta. E devo dire che mi sono piaciuti un sacco. Io vi lascio ovviamente il link giù nell'info box, così potete andarci a dare un'occhiata. Hanno veramente degli occhiali fatti carini, carini. Adesso ve li faccio vedere. Mi sono arrivati l'altro giorno, adesso ve li faccio vedere indossati perché a me sono piaciuti tanto anche le stecchette laterali più chiare. Poi ci sono vari modelli, io ho scelto questo. Guardate come sono belli. Poi ripeto, visto che stamattina ho una faccia pressoché affranta, devo dire che questi mi piacciono. E niente, mi sono piaciuti subito da appena arrivati, soprattutto questa stecchetta che è più chiara. E quindi niente, raga, se volete vi lascio giù nell'info box tutti i link così potete andare a vedere questi occhiali. Però sono belli, raga. Ma poi sapete che c'è? Le stecchette laterali sono di legno. Sono di legno e gli occhiali sono fatti proprio bene. Infatti pure mio marito, ma non li potevi prendere anche a me? Ho detto, vabbè, la prossima volta li pido pure a te. E quindi poi sono un formato che a me piace tanto. Sono uno stile che a me piace tanto e questi vanno bene sempre, anche perché neri e poi più chiari nei lati, quindi grazie Diamond per questi meravigliosi occhiali che mi rimetto, mi sa, perché almeno sono meno affranta, meno affranzonzo, perché ma stamattina ho un aspetto sbattuto, non lo so, poi ho questa faccia che non so come mai, ma tipo come se ho dei brufoli sotto pelle, ma che cavolo ne so, stasera scrabbino, mascherina e via tutta. Perché la mia pelle sta un po' incapricciata, molto incapricciata, direi.
Buongiorno, buongiorno, buona domenica e buon 25 aprile con la mia vestaglia pelucciosa e cuoriciosa. Vi avevo detto sarà un vlog breve, ve lo pubblicherò subito come al solito le mie fandonie. Poi chiacchiero, chiacchiero, chiacchiero e i vlog diventano interminabili. Anche perché l'ho iniziato a registrare mercoledì, sì, mercoledì, e ve lo pubblico oggi che è domenica. Ve lo volevo pubblicare giovedì, però ho detto ma è veramente troppo breve. Cioè, qui bisogna essere logorroici come sempre, se no non va bene. Allora, adesso farò colazione, quindi oggi è domenica 25 aprile, farò colazione e poi dopo mi metto una bella maschera pre-shampoo. Mi faccio una bella maschera ai capelli, uno shampoo, una doccia, uno scrub viso. Dopo farò uno scrub viso, voglio vedere se vi metto la ricetta nei prossimi giorni, perché lo voglio fare io. Voglio tornare, perché veramente da un sacco di tempo e questa cosa non va bene. Voglio tornare tanto con i vlog sul canale, anche se il mio canale è entrato in depressione, come avete potuto notare, cioè è diventato un canale depresso. Nel senso che è sprofondato del baratro e del non ritorno, non so come mai, ma i miei video proprio nessuno se li fila, cioè proprio zero totale. Da dopo Natale io avevo fatto anche un video dove vi dicevo questa cosa, però la situazione non è migliorata, anzi è molto 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 peggiorata con tutti i video, ma va bene. Non posso fare niente, cioè veramente non posso fare niente, sti capelli alla schizzata. E quindi niente, vi farò questi vlog. Voglio ritornare con le ricette tipo che ne so, scrub, tipo maschere viso, maschere come facevo un tempo, come facevo una volta. Farò tutti i video che mi andrà di fare, li pubblicherò, poi se ve li vedete, ve li vedete, se non ve li vedete. Ci ho provato, insomma. E che cosa dire? Niente, quindi io adesso mi accingo a far colazione. Mio marito stamattina mi ha portato il cornetto perché ha lavorato di notte, perché mio marito fa i turni di notte, e quindi stamattina mi ha portato il cornettazzo, che adesso mi vado a mangiare, mi preparo il mio tè. Mio figlio ha detto che vuole il pan bauletto, e poi dopo vi ripeto, mi fa una bella maschera per il shampoo, non so che cosa farò, ma vedremo, boh, vedremo, boh, vedremo. Allora, raga, il mio cornettino, eccolo qua, il mio tè nella tazza di Alice, eccolo la mia Alice che cambia colore e niente, io adesso faccio colazione e mi sono dimenticata di far pan bauletta a Jacopo. Bene, Sara, brava. Allora, raga, il pan bauletta è fatto, io adesso finisco di fare colazione, come vi dicevo, mi farò una maschera per shampoo, uno scrub che se riesco. Che ci capite proprio in decetti. Scrub che se riesco devo andare pure dal parrucchiere, da un fatto o da un altro, perché mi devo rifare una tinta, mi voglio sistemare un po' i capelli, insomma un po' di cose da fare. E scrub che vi dicevo, se riesco vi faccio la ricetta e vi posto. Fatemi sapere se dopo di questo volete subito un altro vlog. Se volete che riprendo con i vlog, scrivetemelo giù nei commenti. Fatemelo sapere che cercherò almeno una volta a settimana di pubblicarvi un vlog e di riprendere con i video che facevo anche un bel po' di tempo fa. Fatemelo sapere, scrivetemelo. Io cercherò di fare i video che voi volete, non fare sempre, insomma, le stesse cose. Io vi auguro un buon 25 aprile, oggi qui è una splendida giornata di sole. Infatti, dopo che mi sono sciampata, docciata e scrubbata, voglio vedere magari se usciamo un attimo, facciamo un giretto. Io vi mando un grosso bacio, mi raccomando, commentatevi, per me le interazioni sono importanti. Vi saluto, vi ringrazio, ciao!